Ebbene, bene, molto buongiorno. Io sto registrando questo video mentre ho registrato il video anche di quell'altro, per cui abbiamo il vecchio e il nuovo. Voi in realtà avete forse già visto quello, se non l'avete visto correte a vederlo nei video già pubblicati. Quest'oggi parliamo di questo mezzo, questo UFO, che è la marca che brandizza questo mezzo. UFO Ecobike King 1. Si riconosce benissimo la scritta messa dai cinesi per la brandizzazione della UFO e quella invece che probabilmente è stata messa dopo per distinguere il nome, tant'è vero che sono due stili, due grafici, insomma, completamente differenti, non ci cambia nulla l'uno con l'altro, mentre UFO è una cosa molto, questo loghettino è molto italianizzato da questi colori, che sapete che io odio sui mezzi, perché quando vedo questa cosa qua giù, di solito si fa per dare più valore al mezzo, in realtà io gliene do ancora meno. Questa scritta King 1, che non lo so, vedendo questo mezzo, più che King, insomma, mi viene di pensare a Kong. Ecco, l'avrei chiamato Kong 1, perché mi ricorda molto tutto nero, no? No? King Kong? No? Vabbè. Allora, è un mezzo veramente interessante che ci hanno portato qua giù, perché ha lo stesso sistema del vecchio mezzo, che se non l'avete visto andatevelo a vedere, ovvero si accelera con il tastino e il cliente non voleva questa cosa. Allora, da notare che anche questo arriva di serie con gli specchietti, molto comodi, da non dare per scontato perché le biciclette elettriche non ce l'hanno, e soprattutto il parabrezza. Enorme vantaggio rispetto a questo. Sì, allora la dimensione è un po' fessa e questo adesso ne parliamo un attimino, ma avercelo già di serie vuol dire che si possono andare a montare tutta una serie di accessori su questo mezzo che si andrebbero a montare anche sui motorini, mentre lì rimaneva comunque sia bene o male una bicicletta, qua giù abbiamo un vero e proprio motorino con un vero e proprio parabrezza. Un po' fesso per questo, ma adesso ne parliamo un attimino meglio. Dunque, il motore è rimasto pressoché invariato, forse l'hanno ingigantito un gocciolino, mi sembra, no, le ruote sono della stessa misura, quindi non è cambiato nulla. Non so, questo mi fa un po' più grosso, forse hanno cambiato il copertone che l'ha reso un po' pochettino più ciccione. Mi piace molto, a livello estetico è veramente fantastico, ammortizzatori finalmente neri, non più bianchi, non più pacchiani, finalmente qualcosa di rifinito, e questo portatarga che finalmente non ha più la targa qua giù, questo parafango veramente bellissimo che ricorda molto le Harley o i chopper, molto molto bello. Qua sotto ancora una volta un po' fessacchiotte, quest'altro portatarga con le luci un po' fesse, adesso ne parliamo, e il baulino. Questo è tutto di serie come viene dato, veramente veramente bello. Potrebbe veramente essere un motorino a tutti gli effetti. I costi più o meno siamo lì, ma adesso ne parliamo un pochettino meglio. Da notare subito che la batteria non è più nella pedana, ma che finalmente è stata messa sotto la sella. Adesso ne parliamo meglio. Dunque, anzitutto prendo le chiavi, perché senza le chiavi del motorino non ha veramente senso andare a parlare del motorino. Adesso con le chiavi se ne può ragionare. Chiavi bellissime. A livello di rifinitura sono veramente molto molto belle. Qui non c'è nessun logo, sembra quasi che manchi un logo e ci hanno messo questo pippolino, ma rispetto alla versione precedente è molto più rifinita, molto più bella, dai. Veramente veramente molto bella. Anche il davanti, fantastico, si fa veramente riconoscere ancora questa cosa patriottica davanti, ma vabbè, parliamone poi. Dunque, partiamo subito dalla cosa base, ovvero andiamo ad aprire il sottosella, che dove ce l'avrà la chiavina del sottosella? Me lo giro tutto, la trovo, eh? Che sia sotto? Nemmeno. E allora forse si apre come nei motorini veri. Vediamo un po'. Si è pigiando. Sì, esatto, esattamente come con i motorini, come con gli SH, si apre il sotto e troviamo la batteria. Il modello quindi con la batteria verticale, io, quelli che ho io sono tutti fatti così. Niente male, se non che questa batteria è veramente pesantissima, perché al piombo, anche qui troviamo le solite 48 volts, 20 ampere ora, una batteria veramente mastodontica. L'interruttore che io di solito ce l'avevo di qua, loro invece ce l'hanno lì, un po' stretto, un po' scomodo, se ci devo arrivare perché salta il magneto. A rimetterlo è un pochettino scomodo, ma forse vabbè, sarò io. La sella un po' piccolina, forse per due, è un po' scomoda qua giù. Deve essere un mezzo pensato probabilmente solo per uno. Quindi, insomma, dai, via, su, parliamo. Allora, prima di parlare delle cose brutte, parliamo delle cose belle. Un display
a colori, se così si può dire, verde e rosso, non più blu, verde e rosso. In pratica nel primo modello hanno usato il blu, in questo il verde e il rosso, probabilmente nel prossimo modello useranno RGB e faranno un display a colori. Dunque, è un display molto molto bello, anche se in realtà tutta questa parte lucida lo rende leggermente poco visibile. Si legge, perché si legge molto bene, ma comunque sia si fa un pochettino di difficoltà per colpa del display troppo, del vetrino sopra, troppo trasparente. Allora, esattamente come nel modello precedente, si può andare, ragazzi, si trovano un sacco di tastini, veramente un sacco. Non so nemmeno io a cosa servono tutti questi. Questo ad esempio, ok, il fanale davanti, diamo un'occhiata. Bellissimo, quindi adesso questo è un clacson molto molto sonoro, questo è sempre la luce, tutto qui, ok. Quest'altro non fa assolutamente niente, mi pare, forse una lucina, no, rimane sempre accesa, non l'hanno collegato, cosa hanno fatto? Questo è un altro clacson, pieno di clacson questo, qui c'è luci, ah, forse da qua giù le luci. E poi da qua giù, sì, allora queste sono gli abbaglianti, eccoli qua giù, mentre questa è l'accensione delle luci. Ok, qua giù dovrebbero essere, non lo so, queste le frecce, silenziose, bene, almeno non abbiamo più il BBB che c'era prima. Va veramente bellissimo da vedere, ma io ora voglio capire che cos'è questo. Ci sarà una funzione di questo? Non lo so, accendiamo le luci, mettiamo questo. Non fa niente? No, sembra tipo finto. Ok, qua giù invece penso siano delle velocità, credo, e questo è per dare gas. Mentre prima nel modello precedente arrivava circa 25 km orari, adesso si ferma a 7. Vado a premere questo tastino, vediamo se cambia qualcosa. Assolutamente niente. Probabilmente però cambia a livello di pedalata, andiamo a provare infatti. Perché se non levo il cavalletto non si può provare. Andiamo a provare. 25 km orari, mettiamo il tastino di qua. Orari, non credo serva quindi per questa cosa. Guardiamo se questo ha la funzione di andare più veloce o più lento. Adesso lo mettiamo di qua. No, in pratica questo tastino non serve assolutamente a niente. Dunque, pedalata veramente, veramente molto leggera, è veramente piacevole girarlo. Non c'è gioco qua giù del movimento centrale. Il motore parte veramente molto subito. Guardiamo il giro rispetto a questa posizione, quindi lo vado a rimettere, anzi lo metto verticale. Lo metto verticale, quindi rispetto a questa posizione guardiamo dopo quanto parte la pedalata assistita. In meno di metà giro, praticamente qua giù, quindi poco più di un quarto di giro, diciamo metà giro, dai, per essere più sicuri, in circa metà giro dei pedali il mezzo si avvia. Questo tastino è pensato per partire, dopodiché do una spinta ai pedali e dovrebbe partire molto molto veloce. Parliamo adesso delle cose un pochettino più fessacchiotte. Dunque, qua giù abbiamo questi due buchi separati l'un l'altro, e ok, il gancio per portare la spesa da mettere qua giù, ok. Il parabrezza, bellissimo, ma molto fesso, perché ancora una volta qua giù la posizione di guida dovrebbe essere comunque sia sui pedali, quindi questa, riprendo da lontano, questa dovrebbe essere la posizione di guida, e quindi il parabrezza è veramente una posizione bastarda, perché per la mia altezza, girandolo in maniera abbastanza eretta, quindi sto in questa posizione, è praticamente mi arriva sul naso, cioè in pratica io, questa è altezza dei miei occhi, quello che i miei occhi vedono è questo. Quindi è una posizione veramente bastarda, perché se io vado a frenare o a fare un qualunque, insomma, pericolo, cose, è vero che è veramente molto flessibile, veramente molto molto flessibile, però insomma è un pochettino pericoloso avercelo così vicino mentre si guida, perché se io vado a frenare la posizione che mi ritrovo comunque sia per avvicinarmi ai pedali è questa, quindi lo trovo un pochettino pericoloso, quindi molto molto carino ma molto pericoloso, e quindi molto fesso. Bene, parliamo invece delle luci dietro. Le luci dietro che sicuramente si vedono, perché si vedono, ma con questo baulino qua giù ha veramente così tanto senso tenere le luci e tutta quella roba là sotto? Andiamo a mettere la freccia, guardiamo un attimino cosa si vede.
Capite cosa intendo? Forse no. Allora, aspettate. In pratica, quando una macchina si avvicina, o anche lontana, comunque sia ai fanali di sera, vede sicuramente il catarifrangente qui, il catarifrangente dietro, e a questa altezza vedete che non si vede. Quindi secondo me è un pochettino fessacchiotte. Alla fin fine una macchina, quindi una posizione di guida quando siete in macchina, è più o meno a questa altezza. E se io metto qua giù, vedete il punto di visuale, si fa un pochettino fatica a vedere quella lucina. Quindi veramente bellissima da vedere, ma con il baulino secondo me ha poco senso. Se non si va a mettere il baulino, sicuramente è qualcosa di molto molto apprezzabile, però il baulino serve. Poi questa cosa delle varie versioni della scritta UFO, proprio una versione, due versioni, tre versioni, qual è la versione ufficiale che fanno uscire? Vabbè, questa è un'altra cosa che trovo un pochettino fessacchiotta. Altra cosa molto, molto fessacchiotta è... Avete già capito? Ma perché diamine siamo andati ancora? Punto primo, sulla ruota del 16 si poteva andare sul 18. Punto secondo, sul 20. Punto secondo, ma perché diamine ancora il tamburo e il tamburo? Ma non si può passare a un disco anche su questo mezzo? Altra cosa che proprio non capisco, ma non la trovo fessa, proprio non la capisco io, è questo... rinforzo che qui è una siamo passati da tubolari a piastra, perché questa è diventata una piastra, e se si va a vedere dall'altro lato notiamo questa piastra di rinforzo qua giù, sembra rinforzare questa piastra come se questo avesse difetti di telaio e l'avessero rinforzato con questa struttura qui, che però esteticamente è veramente un colpo all'occhio. Ora so che non è che si fa notare perché è nera, per l'amor di Dio, però se noi si guarda da così vedete che è un pochettino, cioè è ben visibile, ben riconoscibile, no? Quindi su un mezzo così tanto curato esteticamente, quella cosa lì mi storge un attimino gli occhi, ecco, se così si può dire. Parliamo di due cifre, di due prezzi, di problemi generali, sono gli stessi degli altri UFO, se non avete visto questo potete tranquillamente andarlo a vedere. Sono prevalentemente che esce fuori la catena, salta il magneto termico e tante altre cosine di questo tipo. Quindi consigli e manutenzioni, ovviamente controllare la coroncina che si trova qua sotto e verificare che sia sempre allineata e non storta. Porre una fascetta qua sotto sul perno per evitare che se la catena esce tagli il cavo del motore. Problemi che ci possono essere al motore: si può rompere alcuni sensori di Hall, circa un centinaio d'euro il costo per sistemarlo. Le batterie, circa 200 euro per sostituirle con altre batterie di tipo economico. Poi se si vuole andare su qualcosa di meglio si parla di un pochettino più soldi, qualcosa si trova anche a 120 euro, però insomma io quelle lì non le prendo nemmeno in considerazione. Problemi eventuali sulla sella, basta solo ricucirla, non è un problema. Anche qua giù, come in questo mezzo, il valore lo dà prevalentemente l'estetica, quindi quanto la carenatura sia rovinata o nuova, quanto i fanali siano opacizzati, ma con il LED non si dovrebbero più o meno opacizzare, quanto questo resiste o se invece si è rotto, questo è già di serie. A livelli di costi, dovete comprare un mezzo del genere, è molto molto bello, è molto molto recente, secondo me è un mezzo che può valere veramente veramente tanto, perché per come è stato curato, per come è stato rifinito, è un mezzo che supera sicuramente il valore di 1000 euro ed è un ottimo mezzo per affrontare le strade di tutti i giorni. Un pochino fessacchiotta l'idea di, se è studiato per tutti i giorni, tutti i giorni magari la signora può avere la bambina da portare dietro e quindi magari studiare una soluzione per portare i bambini magari con una pedalina, perché questo può dar noia. Cioè se io mi metto davanti già occupo un bello spazio della sella, ok? Perché io già, stando in una posizione abbastanza comoda, sto in questa posizione rispetto alla sella, quindi lo spazio che c'è dietro è veramente minimo, e se si va a considerare che mettendo i piedi qui c'è questo pezzo che può dar noia ai piedi, è una soluzione un pochettino fessacchiotta, bastava rifinirlo un gocciolino meglio. Quindi ecco, è un mezzo che mi piace davvero tantissimo, soprattutto a livello estetico, proprio un motorino però fatto a bicicletta, e mi piace davvero tanto per quanto è stato curato nei suoi dettagli, ma secondo me mancava quel dentilino per trasformarlo in qualcosa di veramente valido.
Questa staffa qui sotto mi fa perdere davvero, davvero tanti punti, perché non capisco. I primi modelli che erano usciti di questi mezzi si troncavano i telai a metà, perché avevano il peso tutto dietro, testavi tutto dietro, prendevi le buche con il davanti, mettevi i piedi, insomma, si troncavano i telai a metà. Ora non so se dell'UFO, ma ricordo ad esempio il Reset, il Wheel Bike, che si spaccava a metà, e quindi quello faceva un bel danno. Credo che quella staffa sia di supporto per non farlo troncare. Quindi suppongo che anche loro abbiano avuto problemi di questo tipo, ma questa staffa è veramente inguardabile, è veramente brutta. Scusatemi se mi ci soffermo, ma è veramente, veramente brutta. Penso che se gli veniva messo almeno un freno a disco, ma anche due freni a disco, cioè non è che costava così tanto. E penso che se era studiata meglio la posizione per due persone, e magari anche questo, o mi fai i deviatori di flusso e allora mi metti qua giù una lettina un pochettino più basso, oppure questa veramente è no sense. Se studiata in questa maniera poteva sicuramente valere più di 2.000 euro. In questa maniera io personalmente non gli darei più di 1.500 euro. Questa è una mia idea personale, poi loro sono liberi di chiedere quanto vogliono. E se si va a dover comprarlo usato, penso che la cifra scenderebbe sotto i 1.000 euro. Bene, quindi anche questo video è giunto al termine, spero sia stato di vostro gradimento, spero vi troviate d'accordo con quello che ho detto, se non è così fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, molto buongiorno.